E niente, anche oggi mi sono dovuto alzare io. Ma devo fare tutto io? Ma devo fare tutto io? Cosa hai fatto oggi? Niente. Cosa ho fatto oggi? Cosa hai fatto oggi? Non sono affari tuoi. Guarda, adesso io devo alzare, fare il cameraman, le luci, le cose, le gighe. Come allora faccio, non so, attore, regista insieme. Ne faccio anche il fonico. Mi metto una scopa in culo e do anche una pulita a terra. Sai perché? Sei troppo il migliore. Troppo il migliore, cazzo. Passo figlio da me, come state? Come state? Noi come siamo state? Meglio di voi. Perché sabato eravamo al live, al bar. Al live. Raga, sabato siamo stati ospiti di una serata bellissima. Sì, per beneficenza. Per beneficenza, organizzata dai ragazzi della IN, che hanno una idea tutta loro sulla street art, su tutte le arti che si sono state dimenticate nel rap. Ci abbiamo la fanzina in giro? Tu ne hai una? Sì, sì, la prenderò. Ogni anno un fada si alza perché sa che Barlo non ha voglia di fare un cazzo. Questo è giusto, perché Barlo è la grande star del web e non è giusto che un Barlo debba fare tutto da solo. Dona anche tu all'899-599-999 27€ al... Cosa è successo? Niente. Siamo stati ospiti, c'era anche Inoki, c'erano un sacco di amici, abbiamo trovato anche Aurel di Welcome to Favelas. La linea di vestiti è anche carina, quindi andate a dargli un'occhiata, perché quello che loro vendono viene reinvestito in un progetto molto interessante di riqualifica di alcuni quartieri di Milano. In quel caso della Barona, perché il Barrios credo che sia lì in Barona. Sì, sì, in Barona, volevano proprio sistemare la questione. E quindi bastava poco per loro. Compravi un cappellino, una felpa o quello che avevano da vendere. Avevi anche una birra in omaggio. Sì. Parte di quei soldi andavano a finanziare il Barrios, ma anche a comprare anche solo i colori per i writer, che poi andavano al posto di avere un muro pisciato di merda, ma a fare dei bellissimi pezzi. Quindi noi siamo stati contenti di andare lì. Vi ricorderemo sempre in questi video che verranno di andare almeno a vedere che cos'è questo progetto, perché è veramente figo. Hanno una pagina Instagram, quindi posso andare. Hanno una pagina Instagram ed è veramente hip hop ed è veramente punk, quello che a voi manca. Voi dite, ma poi. Bene. Quindi detto questo, sigla! Anche se ci cercano di fare la guerra, figli della merda. Anche se ci tengono i piedi per terra, figli della merda. Anche se ci cercano di fare la guerra, figli della merda. Anche se ci tengono i piedi per terra, figli della merda. Yeah. Andremo a trattare il nostro carissimo amico Jaime, che è da un botto che non sentiamo e non vediamo. Se non lo chiamo io. L'ultima volta che abbiamo visto aveva fatto quell'insert di ernia, dove faceva tutto io malandrino. Perché ernia è diventata? La canzone nuova invece è Timido, che andremo a sentire subito. Timido, perché... sono così timido. Sai che a me Jaime piace molto e questa qua mi sono trattenuto da sentirla perché volevo sentirla con ma te. Ma adesso senza i capelli da guappo marijuana napolitano? Sembra ancora peggio. No, mi sembra mix up adesso. Sì, qualcosa c'ha. Guardalo, Andrew. Produzione molto triceratopo. Triceratopo? Sì, ha le tute in triceratopo. Timido. Dicono, dimmi tu. Questa faccetta di cazzo. Bello il flow. Torno a casa, atmosfera un po' hardcore. Questa nuova wave mi ricorda. Anche lo scontrino. Beh, anche quello. Vabbè, Andri. Ho la macchina. Rifaccio da fischio. Sta pensando a quante tipe troverà. Si molto scomi, eh. Ma perché fa il malandrino? Ma basta. Lo sanno. Potremmo. Non la tocco la coca, volevamo rapinare. Oh, cazzo. Pablo, non scoparti il cazzo. Sì, tante cose già sentite. Sì, lo so. Un bridge lunghissimo, un ritornello lungo. Cosa c'è dopo? Dopo la morte. 20 minuti, 20 secondi di cosa? Per monetizzare. E niente, se si guarda la Waller. Vabbè, avevano dei fegatini. E si guarda la Waller. Sì, dei fegatini. Queste immagini che non vogliono dire nulla. Adesso niente. Spicca il volo. Sì, e vola via, verso nuovi lidi. No. No. Stavo guardando guarda. No. Pensavo che invece. Allora raga, io prima di che cazzo è partito? E niente, parte altra roba. Allora, prima di parlare anche del video, del testo. Ma il video cos'era? Era una camera oscura, offuscata. Sembrava l'ultimo boss di Tekken 3. Allora adesso litighiamo con Falla. Nuova rubrica, litighiamo con Falla sui video. Hai osannato. Questa è una merda sto tu video. Hai osannato il video dei Maneskin, bellissimo. Che era bellissimo, di una
perché era veramente la cosa trita e ritrita, sì, la retorica merda, sì, solo perché aveva le luci e le cose belle. Bello. Qui c'ha le luci e le cose belle. È uno street video fatto con i tagli così. È una merda. Ma se ti piace la merda, mangiati la merda. Ma ti piace le cose di classe? Sì, le cose di classe tu mangi. Mi piace la merda, mangiati la merda. Allora, questo è un video di merda. Questo è un video da 20 euro. Sì, E invece con i Maneskin, perché c'è la ballerina con le stampelle. Sì. Allora, quello era bello perché ha le stampelle, sono emo. No, è bello questo. Grigio dietro, tutto. Oh, per essere uno street video, la macchina nuova è in macchina della PlayStation, quando non c'aveva la possibilità di usare i poligoni. Allora, buio. Tutto buio in Tekken 3 con Ogre, è una merda. Sì? Tutto bianco in Silent Hill, è mio genio. È geniale. È la stessa cosa, non è che cambia molto. Hai Maneskin geni. Non hai soldi per fare il video, metti un fermo immagine in una macchina. Sai quanti soldi si è succato sto regista che dice non hai soldi come per il video? Come si chiama regista? Vediamo quanti soldi gli abbia. Se si chiama Johnny Succa Soldi Video. Ha pagato anche lo scontrino, se non sbaglio. Guarda, set designer, colorist, due assistenti, runner, styling. Sai quanti cazzo di soldi ha dovuto dare? 25 euro. Quello che io valuterei questo video. Dai valore, sono 25 euro. A te piace. A Borlo piace questo video. Uno street video? Fico, lui ha la macchina nuova. C'è la macchina. Sì. C'è la nuova, sì. Nei Maneskin cosa c'era? Tutto. C'era niente, tutto. Perché nel testo non c'era niente. E nel video non c'era niente. Stiamo parlando di video, non stiamo parlando di testo. Testo, questo mi è piaciuto molto. Ah, allora il video di Dolce Nera era bello. Quello era il video dove c'eravamo noi. Era una merda. Ah. E perché so anche come è stato girato, quindi comunque era perché una merda. Era una merda, c'era la villa, c'era Sai perché era una merda? Sai perché era una merda? Bravo. Vabbè raga, questa era la canzone. Jaime non ha detto niente. Andiamo a vedere Jaime cosa ha detto. Ho sentito una wave alla Sfera e Basta, però l'ha fatta bene. Sì. Un flow che mi ricordava molto Arcomi, come appoggiava le parole. Bravo. E come strascicava. Assolutamente. Che comunque anche quello, sia Arcomi che Sfera, possono piacere o non piacere, però hanno uno stile loro. Allora, prima stavo finendo di parlare. Adesso è diventato pure l'unica critica è che ho sentito tante cose già dette da altri in tanti pezzi. C'è tanta retorica, tante frasi fatte da pezzo trap d'amore. La cosa bella di sto video è non tocco la coca e meno male non si aperta la porta perché volevo fare la rapina. Ma se c'è scritto tirare tu spingi, che cazzo di rapina vuoi fare che non sai manco leggere? È vero. E allora, basta, questa è stata. Vediamo se invece quello che percepiamo leggendo il testo è differente. Oh Henry, prima ero timido, sorpasso il limite. Ditemele le cose che dimmi le cose che ti dicono. Dimmi tu che fai, dove vai questa sera? Ma diciamo che asciugare la gente, quante domande. Oh, ma che sei la finanza? Ho battuto la timidezza che avevo prima e cerco di interessarmi a qualcosa che è differente da me. E che è interessante, I viaggi di fada. Dove vai questa sera? Ho la macchina nuova e puoi fumare anche dentro. Molto bella questa cosa. E invece no, perché svaluti. Perché poi quando la rivendi dentro quel fumato. Malati di risparmio. Sì. Oh raga, ci danno una puntata di malati di risparmio. Se la volete, scrivete qua sotto che la facciamo. Ho fatto un casino. Mo. Spero solo mi perdonerai e donerai il tuo sorriso a chi non è un pezzo di merda. Quindi io sono un pezzo di merda, ho fatto un casino, ma tu dona il tuo sorriso a chi? Falla ridere perché ha pianto troppo insieme a me. Ma hai capito che comunque riprendere qualcosa di bello. Bello. È rapportato in una situazione in cui la gente non sa di cosa stai parlando. Ho la macchina nuova e sto andando di fretta. È una stupida guerra. Sono stufo di perdere questa stupida guerra. Stupida guerra. Fare pace è come l'acqua che ci calma la sete. Madonna, è diventato ricco. Torno a casa. La strada non mi ha fatto bene. No. Vorrei darti uno strappo, ma ho la macchina piena. Sempre questa cosa della macchina. Questa è la figura ricorrente della macchina, che è la metafora della sua carriera. No, del cuore. La sua carriera è una macchina nuova. No, e sta andando di fretta. La macchina piena non ha tempo per una relazione. Ha la macchina piena, c'è il hitmaker. C'è dietro il MPC5. C'è dietro le birrette scadenti che bevono quei cazzo di peruviani che si porta dietro Henry con sto regaton. Non ha tempo. La macchina fretta è la sua carriera, la fretta, devi cacciare. Io pensavo fosse i sentimenti invece. Non è i sentimenti. Vabbè. Ho cambiato tutto tranne il mio. Te ne accorgerai leggendo il testo. Ho cambiato tutto tranne il mio. Lui è un pezzo di merda perché la carriera non gli dà tempo di curare una relazione. È figo. Non è il cuore, la macchina. Mi fai andare avanti. La macchina avanti, ha un motore. Il cuore è un motore. Abbiamo già monetizzato. Ma la macchina. Siamo già 10 minuti. Non continuare. Vince.
Bridge, non fa la lunga come i Bridge. Ho cambiato tutto tranne il nome mio. Ho pagato tutto, anche lo scontrino. Puoi guardarmi male, io non guardo indietro. Ma cosa vuol dire che ha pagato lo scontrino? Che ha pagato anche quei 5 centesimi di scontrino? Vabbè, ma la carta dello scontrino te la devo mettere io. Allora non ho sbagliato. Allora devono sempre rimetterci gli esercenti? Ho la macchina nuova e ho appena fatto il pieno. Oh, ritornello. Prima ero timido, ho fatto un casino, mo. Spero solo mi perdonerai. Ritornello, quindi l'ha fatto anche passare per mezza strofa. Sì, quindi voglia di lavorare sempre. Sì. Grazie. Stai zitto, guarda qua. Cosa? Fare pace come l'acqua che calma la sete. Questa volta chiudi un occhio con me mentre guido. Ho la macchina nuova e sono ancora un bambino, hai capito? No. Sta affrontando questa carriera che non gli lascia il tempo per le relazioni, ha fatto tanti sbagli. Lui è ancora bambino perché è un giovane adulto. Quindi va bene, è giovane, giovane, così giovane, fuori classe. Ma lui. Quanto ti piace? Tu dimmi di quanto ti piace Jaime? Perché lo stai spingendo verso il miglior rapper. Mi piaceva di più coi capelli longhi. Grazie a tutte le sere in cui non ero sano. Potremmo dire che abbiamo vissuto alla grande. Questo è Noiz. Ti dico che ci siamo divertiti. Ma è vero, sì. Hai capito che tante cose già sentite da altri. Non la tocco la coca. Volevamo rapinarlo, non si apriva la porta, fortuna che ci ha fermato la porta. Pablo non Escobar, Picasso, questo è bello. Molto ho bello. Chiesto nada, manco di tatto. Ma può essere un dissinghino a qualcuno? Cioè, certo, a sfera. Ho chiesto nada, manco di tatto, della serie che non sa parlare bene. Se non sbaglio non cresco mai, però anche tu leggi le cose prima. Fatto sull'auto, ho accanto uno messo male, ti amo. Se sbaglio almeno non rimpiango mai. Della serie è meglio dire ti amo, ma poi dire no, non ti amo più, ti tratto male, manco di tatto. Chiudi un occhio se mi comporto male, regala il tuo sorriso a uno che non ti tratta così male. Però almeno non ho rimpianti, meglio mille rimpianti con solo rimorso. Però secondo me è meglio un rimorso che milione. No, non lo so cosa è meglio. Secondo me è meglio non dire minchiate da smemoranda. Io vorrei che Jaime prendesse il successo di cui che merita, perché Jaime è Ernia. Dovrebbero fare una serie sui tipo i Sopranos. Sì, bravo, non ripare, fa solo serie, sì. Divertentissima, sì. Fresh. Dove c'è anche Sfere Basta che fa il garzone del latte. E li tirano i schiaffi, sì, tanto. Perché è il garzone del latte. Raga, no, però seriamente, Jaime è uno di quegli artisti che secondo me merita. Bello il mood, ogni volta che senti un pezzo di Jaime, grazie anche a Andri, sì. Ti trascina in un mood molto particolare, molto figo. Ti fa provare effettivamente quello che lui sta scrivendo. E io credo che questa sia la miglior canzone riempitiva che ho sentito nell'ultimo anno. Perché comunque lui ha fatto roba molto più figa, No, questa canzone è bella. Questa canzone è bella. Ha detto facciamo la hit, dai. Fa la canzone d'amore dove non faccio il malandrino. Ma secondo me è più hit che Cubetti di ghiaccio. Questa è effettivamente, come dici tu, Madonna, è più Cubetti di singolo. Ghiaccio. Siamo due gocce d'acqua infreddolite. E qua non cos'è che ha detto? Non esiste il freddo mite. E qua cos'è che ha detto? Cos'è che ha detto qua? È la fine dell'ultima strofa. Aspetta. Fare pace come l'acqua che ci calma la sete. Sì, raga. Raga! Cosa vuole proprio infilarcelo il cazzo? Tanto te le fotte tutte Andri, per quello che ti produce. E ogni tanto Andri fa, oh, metti una di quelle frasi da smema. Lui lo dice, no, è Jaime, Jaime. Mamma, senti, no, ma dai, scusa, Andri, ma come le gocce d'acqua infreddolite? Fa, sì, mettile. Ecco, con le mani che si sfregano, sì, mettile.